Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spini di Pusiano e oggi volevo inaugurare un po' una nuova tipologia di video rubrica, un altro esperimento dei miei sui vari format da portare qui sul canale. Come potete vedere qui sul tavolo ci sono due pacchi che mi sono arrivati da Shimano Italia. Quello che vorrei fare è un po' andare a modificare quella che è la rubrica del prodotto della settimana. Ho già provato con dei video in pesca a cambiare un po' il format, ma la trovo ancora un po' stringente. Quello che vorrei fare è appunto fare l'unboxing dei pacchi, dei riassortimenti, degli ordini che mi arrivano in negozio di volta in volta, quindi praticamente tutte le settimane da varie aziende, almeno quelli che ritengo più interessanti, fare l'unboxing così in video e poi vedere insieme un po' qual è la risposta. Magari voi nei commenti mi potete far sapere dei prodotti che vediamo, quelli che trovate più interessanti, per poi andare ad approfondire magari più avanti con ulteriori video in pesca, in negozio, tutorial e quant'altro. Quindi cose di questo tipo, quindi poi farci dei video specifici su quello che mi dite essere più interessante durante questi unboxing. Ho pensato questa nuova formula, fatemi sapere se vi piace. Ovviamente tutti i prodotti che vedete oggi in video li potete già trovare disponibili su tuttospinning.com, sia se si tratta di riassortimenti che di prodotti nuovi che non c'erano a magazzino, perché quando pubblicherò questo video prima li avrò già caricati tutti quanti sul sito. E quindi in descrizione trovate anche i link per poterli acquistare. Adesso, bando alle ciance, come vedete tutto il set video è pronto, le luci sono pronte, la macchina è pronta, il taglierino è pronto, andiamo ad unboxare questi pacchi. Bene, come abbiamo detto, qui ci sono due pacchi. Comincio dal più lungo e quello che mi dà un po' più fastidio qui sul tavolo, questo qua, anche perché al suo interno dovrebbero esserci delle canne di cui abbiamo già parlato fin troppo qui sul canale YouTube di Tutto Spinning, e vado subito ad aprirlo. E infatti, come avevo previsto, le canne che ci sono qua dentro sono le Shimano Throat Native, che finalmente diventano disponibili nei negozi italiani. Probabilmente sono uno dei primi negozi a riceverle in queste settimane di quarantena, di ritardi, di ordini che partono in ritardo, magari qualcuno non arrivano perché i negozi possono essere chiusi. Penso veramente di essere, non dico magari il primo, ma sicuramente uno dei primi ad averle disponibili in negozio. E ovviamente le potete già trovare disponibili su tuttospinning.com. Qui dentro ci sono tutte le Shimano Throat Native della serie, quindi tutte quante, tutte quelle che abbiamo già visto nel video dedicato. Se non avete ancora visto il mio video dedicato, andatelo a vedere qui sul canale. Ho fatto un video del prodotto della settimana già in anteprima e un video in pesca, quindi andatevi a vedere il mio video dell'apertura 2020 e poi anche le mie video conclusioni, la mia recensione conclusiva del binomio, delle anteprime che mi hanno mandato il mese scorso da Shimano, quindi Shimano Throat Native e Shimano Twin Power FD. Qui dentro, questo qua è il pacco che contiene le canne, oltre a questo c'è anche una Shimano STC, canna da viaggio, una canna da viaggio. STC, per chi non lo sa, è il nome con cui Shimano chiama le sue canne travel. Non mi ricordo come si cosa sta a identificare la sigla, penso Shimano Travel Concept, una cosa del genere. Molto interessanti, perché vengono vendute con questo fuodero semirigido, quindi qua dentro abbiamo un tubo semirigido, e con questa taschina pensata per il portamulinello. Quindi una volta che noi andremo in viaggio possiamo mettere il mulinello qua dentro, già magari collegato alla canna, perché è in posizione di dove c'è la canna poi sistemata, e noi potremo andare a fare il nostro viaggio. Poi abbiamo la classica il classico moschettoncino con il quale possiamo portarlo in giro. Ovviamente la misura e le forme di questi foderi cambiano a seconda della canna che c'è dentro. Quella che c'è qui dentro è una STC Spin 24XH, giusto? È una 50-100, canna da 2,40 m, 50-100 grammi, azione extra fast, pensata ovviamente per pesche abbastanza pesantucce. È una canna da viaggio, quindi perfetta per chi magari si appresta ad andare a fare dei viaggi di pesca, magari in Lapponia per esempio, a caccia di lucci o di predatori abbastanza importanti, Svezia, Finlandia, tutto il nord Europa, diciamo l'Olanda.
quindi per chi vuole andare a caccia dei predatori e avere una canna travel da potersi infilare in valigia senza dover per forza fare il tubo rigido. Adesso che ho finito con questo cartone super ingombrante, possiamo passare al cartone più piccolo, meno ingombrante, ma non per questo meno interessante. Ed eccolo qua, sto andando troppo veloce, fatemelo sapere se avete l'impressione che vado troppo veloce, magari spiego male le cose, ma appunto l'idea di questa serie di video non è quella di entrare troppo nel dettaglio, ma di andare molto velocemente, darvi giusto un assaggio dei prodotti che arrivano, quando arrivano e stuzzicarvi un po' l'interesse, poi entrare nei dettagli più avanti, però fatemi sapere se vi sembra che vado troppo veloce. Ed eccoci qua, all'interno di questo pacco abbiamo qualche riassortimento, qualcosa di veramente particolare e qualcosa di nuovo che ancora non si era visto in Europa. Adesso vi faccio vedere. Prima di tutto questo qua, che non vedete adesso aperto, si tratta di una salopette blu Shimano, marchiata Shimano, da poter tenere in barca. Io l'ho presa per poterla tenere in barca quando magari piove o c'è vento, oppure da poter usare in inverno per andare a pescare magari a Trotaria e vogliamo tenerci al caldo avendo una salopette che viene molto alta. È un prodotto che non avevo ancora avuto modo di vedere dal vivo, ho voluto ordinarlo, l'avevo visto sul catalogo Shimano, i prezzi sono molto interessanti, non l'ho ancora caricato sul sito perché è una salopette particolare che prima voglio testare io in pesca, voglio vedere come va e poi se sarà il caso magari la potrete trovare su tuttospinning.com. Magari ne parlerò più avanti in qualche video specifico, magari un video in pesca dove la vedremo insieme e poi vi dirò le mie conclusioni. Ma prima di guardare quelle due che sono le vere e proprie novità delle ultime settimane di Shimano, guardiamo un attimo quelli che sono dei piccoli riassortimenti. Qui sono arrivati dei riassortimenti di mulinelli. Abbiamo Sedona C2000S per gli amanti del Trotaria, Sedona 2005HG per gli amanti della trota torrente, non solo, street fishing in generale, e anche due riassortimenti per quanto riguarda il Sienna, mulinello economico. Adesso nelle mie previsioni di ordine c'era che arrivava la primavera, tanti pescatori avrebbero cominciato a riandare in torrente, a riandare sui laghi, in natura, comunque sui fossi, sui torrenti a fare street fishing magari, e quindi c'era l'idea di preparare anche qualche bella combo per i pescatori con il Sienna, mulinello economico ma di ottima qualità, ma soprattutto l'ultimo mulinello di Shimano con l'anti-ritorno dei mulinelli da spinning, quindi perfetto. E sono arrivati due riassortimenti di alcune taglie che iniziavano a scarseggiare, 2000 e 2005. Oltre a questo è arrivato anche Nash C2000S. Qui abbiamo un'altra taglia di Nash da Trotaria. Come sapete, nella scala, l'ho già detto tante volte, nella scala dei mulinelli Shimano abbiamo Sedona, Sahara, Nashi, Ultegra e poi via andare. Quindi io ho fatto la scelta di tenere in casa principalmente Sedona, l'entry level da Trotaria per eccellenza, prezzo 59 euro al pubblico, saltare il Sahara che sì è un mulinello superiore al Sedona, ma la differenza con il Nashi, il mulinello che costa 10 euro subito sopra, è semplicemente il core protect, quindi la protezione dall'intrusione dell'acqua. Ho preferito dare uno stacco un po' più alto, quindi tenere in casa sempre i Nashi, e sono perfetti e costano veramente niente, se non mi ricordo male, adesso vado un attimo a memoria, ma dovrebbero essere intorno agli 89 euro di listino. Riassortimenti anche per quanto riguarda Stradic FL, cerco di tenerli sempre in casa perché, come vi ho detto, se non l'avete visto andatevi già a vedere il mio video del prodotto della settimana. Lo Stradic FL, per quanto mi riguarda, al momento ha un rapporto qualità-prezzo imbattibile, non c'è mulinello che gli stia che lo riesca a battere su questa fascia di prezzo. Veramente secondo me qui siamo ad un livello eccezionale e proprio per questo io ci credo molto e li tengo costantemente in assortimento. E poi arriviamo finalmente a una novità, alle due novità che sono arrivate e che cominciano ad arrivare in questi periodi, in queste settimane. Prima fra tutte sto parlando del Power Pro Super 8 Slick versione 2. Allora, Power Pro Super 8, innanzitutto Power Pro, come saprete benissimo, è un trecciato di ottima qualità, un trecciato che praticamente tutti hanno utilizzato. Tutti i pescatori hanno pescato almeno una volta con il Power Pro e l'hanno utilizzato.
PowerPron da qualche tempo ha buttato sul mercato anche il Silcotto, trecciato 8 capi, quindi non il 4 capi classico del PowerPro. Ma una cosa che, di cui tutti si sono sempre lamentati di questo PowerPro, era che le sue performance non erano a livello, questo PowerPro 8 capi, non erano a livello di altri fili, sempre 8 capi, già presenti sul mercato e magari anche più economici. PowerPro ha ritirato i vecchi Super Slick 8 e ha rilasciato il nuovo V2, il nuovo Slick 8 V2, nuova versione, nuova restyling, diciamo così, nuovo rifacimento del PowerPro 8 capi. È un trecciato che a prima vista, subito al tatto, mi è sembrato molto liscio, anche se non eccessivamente, quindi si sente un po' il ruvidino tipico di PowerPro. Ho voluto metterlo in magazzino perché è una scelta, comunque PowerPro è una ditta di grande qualità, ho voluto premiare questa loro decisione di togliere il precedente che aveva dato dei problemi e rifarlo completamente. Ho voluto dare seguito a questa scelta. E inoltre ho usato la scusa anche per andare a scegliere a qualche misura un po' più grande, come per esempio questa qua 0,41, 275 metri di bobina, quindi qualche misura un po' più grandicella per gli amanti della pesca ai predatori un po' più strong, che magari su altre case che gestivo, che avevo qui in negozio, non riuscivo a coprire. Quindi ho voluto un attimo variare, ho voluto provare, testare questo PowerPro. Tutte le misure le trovate già disponibili su tuttospinning.com. Ma adesso veniamo a quella che è un po' la vera novità di Shimano di queste settimane. Scusate, intanto butto via il cartone. Shimano, se seguite i profili social e Instagram di Shimano Predator, che è il canale social di Instagram di Shimano a livello europeo per la pesca spinning e i predatori in generale, o seguite comunque i canali social di Shimano europei, avrete certamente notato che ultimamente appaiono foto di artificiali. Esatto, Shimano, da quando si è divisa, diciamo così, dal marchio Rapala, ha cominciato a decidere di importare anche in Europa tutta la scala di artificiali che è presente già in Giappone. Quindi una marea di artificiali. Fino ad ora noi avevamo visto solamente pochissimi artificiali, qualche metal jig, gli spoon da trotaria, che già da diversi anni ci sono e sono ottimi, sono veramente tra i best seller degli spoon in Giappone, da noi magari spesso sottovalutati, perché come si sa il pescatore agonista spesso è un po' ammagliato dai prodotti un po' più esotici, un po' più particolari, ma comunque in Giappone questi qua, i prodotti Shimano, sono al top delle vendite, sono veramente dei best buy, sia per il discorso prezzo, hanno dei prezzi veramente concorrenziali, sia per il discorso qualità, hanno una qualità eccezionale. Questo era quello che sapevo fino ad oggi degli artificiali di Shimano, per quello che li avevo conosciuti, quindi per l'entrotare. Ma adesso Shimano ha cominciato a importare anche artificiali per altre pesche, e il primo che è arrivato è questo Flugel 70F. Si tratta di un minno, un piccolo cerchettino da 7 cm, dalla paletta abbastanza pronunciata, floating, come dice il nome stesso, 7 cm e 70, che fa parte della serie Cardiff. Sulla scatola scrivono Monster Limited, non so perché. Comunque un piccolo minno da 7 cm per 7,8 grammi. Scelta un po' particolare, purtroppo, viste la situazione coronavirus, ordini, riassortimenti e quant'altro, preordini bloccati, da Shimano per ora è arrivata solo questa colorazione e solo questa misura. Ci sono tanti altri prodotti, tanti altri artificiali che ho ordinato anche e soprattutto per il trotare, anche se siamo ormai verso fine stagione, e anche e soprattutto per il bass fishing. Ce n'è una poi che, ragazzi, quando la vedete, se siete amanti come me di questa pesca, e non vi dico niente, ma però sbrodolerete. Comunque era questa la novità più interessante di cui volevo parlarvi. Da oggi Shimano importerà anche in Europa gli artificiali, o almeno una prima selezione di artificiali per la pesca spinning, che già producono e vendono in Giappone, quindi verranno importati anche in Europa. Vedremo un po' come vanno questi artificiali, magari li proveremo in pesca, magari quando ne arriva qualcuno in più. Purtroppo
Sarebbe stato bello iniziare questo marzo, arrivare a marzo e avere già tutti i prodotti per il bass fishing, quindi affrontare a pieno la stagione bass fishing e il fine della stagione trotaria con questi artificiali già in magazzino. Purtroppo la situazione virus e quant'altro ci obbliga un attimo a rallentarci ad attendere un po' la situazione. Visto che ne stavamo parlando, vi volevo ricordare che qui comunque in negozio io continuo a lavorare, il negozio, il punto vendita, il negozio fisico è chiuso al pubblico, quindi non potete venire in negozio, ma potete ordinare i prodotti che vi interessano, compresi quelli che abbiamo visto in questo veloce unboxing un po' confusionario, su tuttospinning.com. I link, come vi ho detto, li trovate in descrizione. E inoltre vi ricordo che fino a che non finirà questo brutto periodo di quarantena, su tuttospinning.com potrete usufruire per i vostri ordini della spedizione gratuita per tutti gli ordini con una spesa minima di 30 euro. Per tutti gli ordini sotto i 30 euro, la spedizione invece costerà 6,90 euro. Non mi resta che salutarvi, invitarvi ad andare su tuttospinning.com, trovate il link in descrizione come vi ho già detto mille volte di tutti questi prodotti, e soprattutto a scrivermi nei commenti di questi prodotti quali vorreste che io ne parlassi nei miei prossimi video. Magari li testassi in pesca, per quello purtroppo dovremo attendere che finisce la quarantena, o comunque ne parlassi in una recensione qui in negozio, magari li proviamo, li palpugniamo, li guardiamo un po' più nel dettaglio. Sicuramente già vi dico che qualcosa su questi artificiali, quando arriveranno le altre misure, gli altri modelli e tutta la famiglia completa, le altre colorazioni, qualcosa faremo. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. No, aspettate, non so resistere, devo aprirla e devo provarla subito. Devo provare assolutamente questa salopette. Adesso me la metto subito e me la vado subito a provare. C'è un po' della salopette da metal meccanico, eh? Beh, che dire? Non so se mi vedete, ma a me sembra di essere un figurino. Scherzi a parte, la trovo molto comoda. Io adesso ho tenuto addirittura sotto i pantaloni della tuta e come vedete è perfetta. Tra l'altro molto comodi questi strap sul fondo delle gambe per poter stringere il pantalone alla caviglia in modo che non finisca sotto le scarpe. Non so l'impermeabilità, devo guardare un po' i dati tecnici, magari la proveremo. Ecco, una cosa che ho notato, mancano le tasche, questo è fastidioso, però mi piace tanto questa cerniera che, guardate, è gommata, quindi questa cosa mi fa molto piacere per il livello impermeabilità. Non so, molto comode queste anche, diciamo, non so a livello di impermeabilità quanto tiene, devo guardare un po' di dati tecnici, però per quello che costa, veramente, al di là del colore metalmeccanico che ho scelto, perché sapete che io arancione blu sono la mia combo preferita, è come se mi seguite su Instagram, avete visto anche che la mia barca è arancione, perché ho detto niente di meglio che una bella tutina blu per starci sopra, quindi non so, però per il prezzo che ha, veramente molto comoda. Da provare, ci faremo qualche video in pesca. Ciao!